sentite sono le note conclusive della fuga opera 59 numero 3 che avevamo ascoltato nella ultima parte della nostra conversazione sui quartetti giovanili di Beethoven. E su queste note si apre la nostra conversazione di oggi, la fuga in avanti, proprio perché la fuga che allora in questo quartetto era stato un esperimento, diventerà nella maturità e soprattutto negli ultimi anni di attività compositiva di Beethoven un elemento fondante della sua creatività. Parleremo quindi oggi dei quartetti della maturità e degli ultimi quartetti di Beethoven, in particolare dei quartetti cosiddetti anche di transizione, l'opera 74 e l'opera 95, e degli ultimi quartetti, il gruppo finale delle sue composizioni, opera 127, 130, 131, 132, 135 e della grande fuga, opera 133. Ancora una volta presento gli strumenti del quartetto che sono ancora qui con noi come nella scorsa conversazione, accompagnati ancora una volta da un'immagine di Beethoven che in questo caso è l'immagine più conosciuta forse del compositore, un po' accigliato a colori, mentre la volta scorsa vi avevo presentato un'immagine di un Beethoven giovanile in bianco e nero. I quartetti opera 74 e opera 95 sono anche definiti quartetti di transizione perché in realtà sono due quartetti isolati nella produzione beethoveniana della maturità e sono stati composti nel 1809 e 1810, il primo e il secondo nel 1810. Possiamo dire che i quartetti in questione sono da alcuni musicologi considerati ancora legati alla tradizione, da altri invece proiettati verso il futuro. E come sempre entrambe queste tendenze sono coesistenti all'interno di questi quartetti. Ma come la volta scorsa avevamo osservato che tra i quartetti opera 18 e i quartetti opera 59 erano intercorsi degli avvenimenti importanti per la vita di Beethoven, anche in questo caso dobbiamo dire che negli anni di composizione di queste opere avvengono degli eventi che in qualche modo influenzano la vita del compositore. Innanzitutto negli anni 1808 e 1809 la città di Vienna subisce nuovamente delle sconfitte da parte dei francesi e quindi ancora una volta Beethoven sarà amareggiato di quanto accade nella vita politica del suo paese e ancora una volta resterà deluso da questa figura di Bonaparte. Non solo, ma i bombardamenti che avvennero sulla città provocarono in lui anche un ulteriore peggioramento della sordità che già lo aveva colpito e che continuava a progredire. All'interno di questo periodo i quartetti che sono considerati appunto quartetti della transizione sono l'opera 74 e l'opera 95, il primo dei due è il Mi bemolle maggiore e si apre con un adagio, anzi un poco adagio. Ancora una volta troviamo che Beethoven fa di un elemento che era stato occasionale nel suo periodo precedente qualcosa di più definitivo, ovvero l'introduzione adagio di un tempo di sonata. Infatti, in questo quartetto il poco adagio si manifesta così. E da questo adagio nasce una breve cadenza del primo violino che porterà poi a una presentazione dell'Allegro, quell'Allegro che è molto rinomato e che ha dato un po' il nome a questo quartetto. Infatti i pizzicati che accompagnano il primo tema sono stati quelli che hanno fatto sì che al quartetto sia stato dato il nome di quartetto delle arpe. Ed ecco a voi il primo tema.
prosegue con i tempi classici della composizione, quindi con uno scherzo, un adagio e un finale. Il quartetto opera 95, che è stato composto nel 1810, anche se pubblicato molto più tardi, è stato dedicato a quel Nikolaus Zmeskal a cui Beethoven aveva suggerito di non andarlo a trovare nel lontano 1801, quando doveva correggere le bozze della sua prima raccolta di quartetti, i quartetti dell'opera 18. Ecco, il quartetto opera 95 è in parte tradizionale e quasi ritorna al passato. Infatti notiamo subito che il primo tema è presentato dai quattro strumenti all'unisono, un po' come era stato per il quartetto opera 18 numero 1. Se ricordate, il quartetto opera 18 numero 1 in fa maggiore iniziava così. Ecco, qui siamo in fa minore, tonalità parallela, e tutti gli strumenti iniziano ancora una volta all'unisono. Ritorno alla tradizione si contraddice immediatamente, perché nelle battute successive dell'esposizione tematica abbiamo questo elemento. Ecco, questo ritmo, che è caratteristico proprio dell'ultimo Beethoven, lo ritroviamo nella Grande Fuga, lo ritroviamo nell'opera 101 per pianoforte, nella marcia, e qui riappare per la prima volta questo elemento puntato, questo elemento che sarà molto caratteristico dell'ultimo linguaggio di Beethoven. Quindi coesistono in questo quartetto tradizione e innovazione. Tra l'altro questo quartetto è stato denominato quartetto serioso perché Beethoven stesso diede al terzo movimento il titolo allegro assai, vivace ma serioso, quindi vivace, brillante, ma con un pochino di, un pizzico di serietà. Poi dovranno passare da questo quartetto opera 95 ai quartetti dell'ultimo periodo beethoveniano, dovranno passare molti anni. Infatti i quartetti finali, che sono ben 5, l'opera 127, 130, 132, 131, 135 e la Grande Fuga opera 133, saranno composti negli ultimi anni di vita di Beethoven, tra il 1823 e il 1826, diciamo l'ultimo, opera 135. I quartetti 127, 130 e 132 sono dedicati al conte Galitzin, da lui anche commissionati, e sono tre quartetti che costituiscono un gruppo di composizioni. Ma cosa accade negli anni che intercorrono tra la composizione dell'ultimo quartetto di cui abbiamo parlato prima, opera 95, e questi quartetti finali della, della produzione beethoveniana? Molte cose, pensiamo soltanto ad alcune di queste. Nella vita personale di Beethoven, nel 1811, è l'ultima relazione importante del compositore con l'immortale amata, personaggio ancora non identificato con sicurezza dai musicologi, che comunque diede a Beethoven la consapevolezza di definitivamente dare l'addio alla possibilità di vivere con qualcuno. Poi la malattia del fratello Caspar Karl, che morì di tubercolosi come la madre del compositore nel 1815. E questa morte del fratello suscitò anche eventi ulteriormente impegnativi nella vita di Beethoven, ovvero egli volle avere la tutela dell'unico figlio del fratello, il nipote Karl, e questo causò delle vicissitudini giudiziarie per il compositore, quindi tutti eventi abbastanza tormentati. Possiamo poi anche dire che progredì la sordità e che Beethoven arrivò a non sentire più nulla, tant'è vero che vi sono parecchie testimonianze dell'epoca in cui si parla proprio di questa sordità che condusse il compositore a non poter più nemmeno presentarsi a dirigere le proprie opere. Vi sono testimonianze, per esempio, degli anni ormai finali della sua vita, nel 1822 per esempio, Beethoven tentò di dirigere una delle rappresentazioni della sua opera Fidelio e purtroppo, non sentendo nulla, questo evento fu un fallimento. E difatti leggiamo in una lettera della cantante Schröder Devrient, che all'epoca fu una delle protagoniste dell'opera, dicendo che con un'espressione
espressione disorientata e gli occhi incredibilmente ispirati, agitando la bacchetta avanti e indietro, stava in mezzo agli esecutori ma non udiva una nota. Quindi vediamo che tutti questi eventi intercorrono tra la composizione del quartetto opera 95 e dell'ultimo quartetti dall'opera 127 in poi. Tornando alla musica, quindi, possiamo dire che il quartetto opera 127, il primo della serie dedicata al conte Galitzin, è in mi bemolle maggiore, nuovamente una tonalità eroica, e anche qui inizia con un tempo maestoso, sei battute di maestoso, cui poi succede il tempo allegro. Ma in questo caso non vi è il contrasto che troviamo o abbiamo trovato precedentemente, ma c'è una maggiore continuità tra i due elementi. Il primo che si presenta con degli accordi e il tema vero e proprio. Ecco, questi due elementi si incastrano, tant'è che il maestoso si ripresenta in alcuni altri punti del primo movimento e non solo all'inizio, e in tonalità diverse, prima in mi bemolle, poi in sol maggiore e poi infine in do maggiore. Questo ci suggerisce un procedimento che Beethoven aveva in parte già sperimentato, per esempio nella sonata patetica, dove il grave iniziale ricompare in più punti del primo movimento. Un altro carattere interessante di questo quartetto è il secondo tempo adagio ma non troppo, è molto cantabile, che ripropone quel passaggio, quel progredire dello spazio acustico dal grave all'acuto. Infatti il tema inizia al grave con il violoncello. Proprio del quartetto si dipana da qui e lo sentiamo prima eseguito dal violino e poi dal violoncello. Questo tema con variazioni ci suggerisce un'altra caratteristica dell'ultimo Beethoven. Abbiamo detto che Beethoven, da un lato progredisce nell'uso della forma sonata ma diluendone i contrasti, e dall'altro inserisce nella forma sonata forme preesistenti, ovvero la fuga e anche la variazione. Infatti questo movimento è un tema con variazioni di grandi dimensioni che si propone come tempo centrale di questo quartetto opera 127. Il quartetto opera 130 fu composto in maniera un po' discontinua, se vogliamo, perché prima di questo venne terminato poi il successivo opera 132. Tra l'altro nel quartetto opera 130 il finale avrebbe dovuto essere la fuga, che invece venne poi pubblicata separatamente come grande fuga opera 133. Questo perché appunto il ultimo movimento, fuga, era un po' troppo ampio per le dimensioni dell'intero quartetto, e quindi venne suggerito a Beethoven di staccarlo dalla composizione e di terminare la composizione stessa con un altro movimento, che infatti divenne un finale brillante in sostituzione della fuga.
Ascoltiamo brevemente questo spunto del finale. Ovvero si organizza in movimenti di dimensioni più ampie e in numero di 6, come pure saranno 6 i movimenti del quartetto opera 132, altro quartetto molto conosciuto della ultima produzione beethoveniana ed uno di quelli di cui maggiormente si parla per diversi motivi. Il primo motivo perché Beethoven in quest'epoca era già piuttosto malato della malattia che lo condurrà poi alla morte e in alcuni periodi stava molto male, in altri stava meglio. Ecco, quando compone il quartetto opera 132 è un momento sereno per Beethoven e infatti egli inserisce in questo quartetto un adagio molto particolare che sottotitola Canzone di ringraziamento per un malato guarito, proprio parlando di se stesso. E in questa canzone di ringraziamento troviamo da un lato il ritorno alla modalità, infatti è un brano che presenta due sezioni, una in modo lidio, cioè organizzato su una scala modale, e l'altra parte, l'altra sezione in re maggiore tonalità molto brillante soprattutto per i violini. Ecco, questo adagio di grandi dimensioni ha un po', diciamo, reso celebre il quartetto opera 132 e ascoltiamo un passaggio dell'adagio dalla parte costruita sulla scala modale a quella in cui esplode la tonalità di re maggiore con la dicitura di Beethoven con le forze ritrovate, perché appunto c'è un contrasto, il malato guarito riprende le forze e quando ritrova le forze si passa da quest'area modale molto statica alla tonalità brillante di re maggiore. Propone un alternarsi di adagio sostenuto e di allegro, e l'adagio sostenuto è un esempio di come Beethoven utilizzi nel suo ultimo periodo il materiale musicale. Infatti il tema di questo adagio è formato da un semitono ascendente e da uno discendente, proposto dal violoncello, successivamente rovesciato dalla viola, sempre rovesciato, e dal primo violino. Ecco, questi due intervalli, semitono-semitono, separati da un intervallo di sesta, sono proprio un tema molto scarno che si presta all'elaborazione contrappuntistica, che può essere elaborato in questo senso e che suggerisce proprio l'idea dell'astrazione che Beethoven alla fine della sua vita prediligeva. Infatti questo tema è un po' simile, se vogliamo, a quello che tra poco sentiremo della Grande Fuga,
che utilizza intervalli in un certo senso anche un po' aspri, per esempio il semitono. E questo inizio così assai sostenuto contrasta poi con l'allegro del primo tema, che presenta una cadenza del primo violino e un elemento caratteristico col ritmo puntato. Ecco, questo tema contrastante, a differenza degli altri quartetti dove il momento adagio si inseriva in maniera più continua nell'allegro e quindi c'era stato un po' un abbandono del contrasto. Sui quartetti per introdurre la grande fuga opera 133, che avrebbe dovuto essere il tempo conclusivo del quartetto opera 130 e che divenne invece composizione a sé stante. Abbiamo detto che nell'ultimo periodo Beethoven predilige questo uso delle composizioni contrappuntistiche e cerca di creare una sintesi tra la fuga e la forma sonata. Questa composizione è una vera e propria fuga e si presenta però in tre sezioni, quindi alcuni musicologi hanno suggerito l'idea che si potesse ancora fare riferimento alla tripartizione caratteristica della sonata. In una prima sezione chiamata Overtura, il compositore presenta il materiale di questo pezzo. Da semitoni e intervalli di settima e quindi ha un suono piuttosto aspro, ecco che appare il soggetto della fuga. Lo ascoltiamo dal violino e poi dal violoncello. I compositori dell'epoca e gli stessi esecutori faticavano a comprendere questa musica, infatti fu rivalutata moltissimo nel periodo del XX secolo. Ascoltiamo qualche passaggio di questa grande fuga nella sua complessità per renderci conto di quello che poteva voler dire all'epoca un lavoro di questo tipo. Opera 135 sono le ultime due composizioni di Beethoven e sono entrambe estremamente enigmatiche. Sono un po' scarne, come un po' abbiamo visto essere la fuga opera 133.
e in particolare il quartetto Opera 131 si presenta con alcune caratteristiche davvero insolite. Innanzitutto i movimenti sono 7, e di questi 7 movimenti nessuno è separato dall'altro, ovvero abbiamo una continuità tra un tempo e l'altro, e la differenza tra i vari movimenti è sottolineata solo dalla dicitura dei vari tempi. Quindi abbiamo poi un'altra caratteristica innovativa, perché l'inizio non è un allegro ma un adagio, e non è un adagio introduttivo semplicemente come abbiamo visto per esempio nel quartetto Opera 127 o nel quartetto Opera 132 o prima ancora nel quartetto Opera 74. Qui l'adagio è il primo movimento ed è un adagio contrappuntistico che inizia tra l'altro in una tonalità, questo quartetto, di do diesis minore, una tonalità abbastanza insolita. Ecco l'inizio di questo adagio. Poi nel tempo successivo, appunto come dicevo, senza soluzioni di continuità, e in quello successivo ancora, e di conseguenza il quartetto assume una fisionomia particolare che tra l'altro è anche quello che motiva un po' la grande estensione di questo quartetto, che è veramente forse il più lungo in tutta la serie dei quartetti beethoveniani. Il quarto movimento è elaborato su un inciso, anche qui abbastanza caratteristico e molto breve. Sul quale poi si elaboreranno delle variazioni in cui questo inciso viene ulteriormente elaborato. Tema variazione, abbiamo già visto che Beethoven, oltre alla forma della fuga, inserisce spesso nelle sue ultime composizioni anche la forma delle variazioni. È invece, al contrario del 131, molto conciso e parrebbe ritornare a quello che era il quartetto tradizionale, 4 movimenti e una durata molto contenuta. I 4 movimenti del quartetto sono un allegretto, poi un tempo vivace, che costituisce, diciamo, quello che tradizionalmente è lo scherzo, un lento assai cantante e tranquillo, e infine un finale allegro. Questo quartetto però termina in maniera estremamente enigmatica e, diciamo,
Innanzitutto potremmo notare anche una cosa interessante, ovvero che la tonalità di questo quartetto è il Fa maggiore, e Fa maggiore rappresenta un po' la conclusione di un cerchio che si chiude, che con il quartetto per 18 numero 1 era iniziato proprio in Fa maggiore e che si conclude qui con il quartetto per 135 ancora in Fa maggiore. Ma l'enigma dove sta? Sta nel fatto che l'ultimo movimento, allegro, si basa su un tema che potrebbe essere appunto caratterizzato sotto forma di canone, e questo tema è anche accompagnato da un enigma in termini di testo: mus es sein? Domanda. Deve essere? Es mus sein? Sì, deve essere. E questo enigma è intitolato Der schwierige faste Entschluss, ovvero la decisione presa con difficoltà. Ma di che decisione si tratta? Questo è appunto l'enigma. Beethoven non ci svela il mistero, e questo quesito potrebbe essere inteso sia in maniera ironica sia in maniera metafisica. Infatti, deve essere che cosa? Deve essere uno scherzo, lo scherzo che forse diretto a un debitore il quale gli doveva dei soldi per una sua composizione, o è una domanda metafisica, quella domanda a cui Beethoven non risponderà e con la quale conclude la sua attività compositiva con questo ultimo quartetto? Non lo sapremo mai. Certo è che secondo le parole dello scrittore Milan Kundera, che nel suo romanzo La insostenibile leggerezza dell'essere cita questo ultimo quartetto, secondo Kundera questa idea della decisione presa con difficoltà si ricollega alla pesantezza, alla necessità, al valore, al destino, quel destino che Beethoven invoca anche nella Quinta Sinfonia. E d'altro canto però forse la storia ci vorrebbe suggerire che invece questo è stato per Beethoven uno scherzo, un'ironia. Quindi la produzione dei quartetti di Beethoven si conclude ancora una volta in modo enigmatico su questo ultimo movimento del quartetto opera 135, con il quale noi ci congediamo, Der schwierige faste Entschluss, la decisione presa con difficoltà. Non sapremo mai di quale decisione si tratti, né se sia ironica o metafisica. Grazie per l'ascolto.
Thank you.